Buon pomeriggio amiche, come va? Come state? Spero tutto bene. Prima di tutto il saluto della nostra dolcissima Ciao a tutti. regista e dell'aiuto regista. Ciao. Amiche, un unbox. Perché così ci riprendiamo un attimo dalle sistemazioni, forse. Stiamo sistemando il make-up. Sapete che in questo canale unboxiamo prevalentemente make-up e un po' di skincare, però prevalentemente make-up. Ma oggi, amiche, questo è un unbox personale mio. Nel senso, è tipo a mo' di svuota la spesa. Sono le robe che mi sono comprata, regalata, diciamo così, utili. E le vediamo assieme, super utili. Allora, abbiamo questa cassettina e voi direte: "I tasin di varie sagascitas e dell'inna, cosa se ne fa della cassetta di legno?" È una bella Niente. domanda. Questa Niente. Penso che metterò in piedi. però non l'hai comprata quando ero con te. No, non mi ha Ah, potuto ok. bloccare la nostra dolcissima regista, però ho intenzione di metterla qua da qualche parte sperando che non raschi, perché è Appunto. di legno. Io Non so, sono. magari puoi mettergli dei feltrini, non so, boh. Bella idea! Perché non li abbiamo messi anche a quelli, i feltrini? Boh, mi è venuto in mente adesso, sinceramente, non mi era venuto in mente. Ah, bisognerà mettere i feltrini, giusto? Comprare subito. E come li metto che sono pieni? Oh no! Uno ti fa aiutare dal marito timido, te lo alza e tu gli attacchi sotto. Dici? Ok. Se no toccherà. No, io gli smalti mi rifiuto di svuotarli e dopo di rimetterli, Certo, immagino anche io Perché ho questo mi viene sentore. male solo a pensarlo. E Eh sì, anche a a me. svuotare tutto, come fai? Dopo No. rimetterli. No. Assolutamente no. Però il marito timido si arrabbia se gli raschi il mobile. Direi. Anche a te girano, È anche mio il appunto. mobile. Allora, amiche, questa cassettina verrà utilizzata per mettere sicuramente qualcosa di alto. Qualcosa che deve essere tenuto in piedi, diciamo. Quindi possiamo metterlo tipo fisso fisso di matite. E ne hai così tante? Ci stanno tutte? Boh, potrebbe. Sì? No? Proprio da che le matite non è che ti facciano Sto impazzire? pensando perché i mascara li abbiamo già messi di là. Se Sì. Sì. no, anche per i mascara era carina questa. Per i mascara che compreremo. Ok. Ha senso? Allora, cosa ho comprato oltre alla cassettina? È molto bella perché ha questo coso di plastica, un cuore. A me piacciono tantissimo i cuori. Qua è fatta così, la puoi Sì, dai, è portare. carino. Non so dove la devi portare, ma insomma, vabbè. Allora, vi ricordate che appoggio un attimo la cascetta, la cassetta. Avevamo preso questa acqua micellare di Acqua Le Rose. Io adesso ho preso l'altra perché non trovo più in offerta questa celeste che si chiama Pelle Mista o Grassa Purificante con attivi astringenti di rosa multiflora. Mi piace tantissimo questa per struccare un pochino la cipria e così, insomma. Ma non la trovo più, zero. E sto trovando questa. Era in offerta, ne ho prese due, vabbè, qua ce n'è una nella cassettina, ma io ne ho prese due per provare, quindi speriamo che vada bene. E sono, cioè, ho delle aspettative alte perché dice acqua micellare bifase, quindi forse toglie anche. Cioè, dici simile al bifasico, boh. Perché poi vedi che è in Sì, due. infatti. Forse strucca il mascara waterproof. Lo Magari. scoprirò stasera perché questo di Astra è azzurro e se non mi sbaglio dovrebbe essere Waterproof. waterproof. Quindi stasera proverò e dice che mi illuminerà, mi struccherà e mi energizzerà con vitamina C di rosa canina. L'ho pagato poco meno di 5 euro in offerta. Non lo so quanto costa a prezzo pieno perché non ho sbirciato dietro il cartellino, perché non perché mi vergognassi, ma perché era in alto e non ci arrivavo. Perché se no ogni tanto se mi vedono scavicchi ma non apra, sono là che guardo quanto costava prima di mettergli lo sconto, no? Per curiosità e per sapere quanto ci sto guadagnando. Quindi questo lo proveremo, lo proverò perché non faccio ancora il video al momento dello strucco serale.
mai dire mai. Poi ho preso questa mantellina, che è abbastanza carina, l'apriamo e mi serve per quando mi faccio la tinta in casa. Perché sapete che io non vado mai dalla parrucchiera e mi faccio la tinta a casa con un asciugamano di solito, ma sono tanto scomoda. E allora ho pensato di prendermi la mantellina, ne ho una, però serve ad altro, quando, per tagliare i capelli, fatte diverse, no? Sono più lunghe, che le utilizzo quando gli taglio i capelli ai ragazzi, al marito timido. Perché taglio io i capelli a tutti qua e anche a me stessa. Questa invece si mette così a mo' di bavallino gigante, però indietro. Lei la ce l'ha davanti però. Perché? Davanti. Davanti, perché davanti? Infatti, bella domanda. La signorina qua ce l'ha davanti come me. Però, cioè, ah, perché si chiude allo strap probabilmente. E allora cos'è sto bavallino gigante? Io sinceramente i capelli ce li ho dietro, non ce li ho davanti. Mi sento di dirgli questa cosa. Allora mi giro e vi faccio vedere. Forse me li metto davanti. Perché me li dovrei voler mettere davanti? No, infatti. Anche perché poi magari ti... Sono scomoda, io me li metto dietro. Quindi, allora, vedi? Quindi io lo metterò, perché a me non me ne frega niente se dicono che si mette davanti. Io me metto il bavallino al contrario. Anche perché per forza lì dietro si chiude così. Così. Quindi o hanno fatto male l'immagine. Non lo sapevano nemmeno loro, secondo me. Sì, che questa immagine allora mi viene da dire che non è neanche a scopo rappresentativo, come c'è scritto alcune volte. E infatti. Perché non rappresenta, cioè, non... Secondo non si me capisce. Si fa così. Cioè, io lo metto dietro che vanno i capelli, se non sei Rapunzel, se li hai più lunghi di così sei fregata. E davanti ha senso così, capito? Però questa ce l'ha proprio messo al contrario, vedi che ce l'ha dritto? Sì. Io mi sento di dire, brand, se vuoi contatemi che ti insegno come si mette, perché io non sono assolutamente esperta di queste cose. Però c'è un secondo di riflessione, secondo me va dietro. E anche poi tutto quello strap, perché così tanto che te ne avanza un tanto così? Come fai? Prendo il collo sottile, le altre io ce l'ho. Beh, di sicuro così, non, no. Non tanto di più. Cioè, così. Guarda che secondo me lei ce l'ha dritto, forse perché ha chiuso tutto lo strap. No, non lo so. Boh. No. Questo rimane sì, comunque così giù, così. No? Sì. Cioè, lo pieghi tutto, io per sicurezza mi che direi che qua ci metto una... pinzettina, che adesso non le ho qua, una di quelle rosa, me la passi? Quelle tipo per i biscotti, per i foglietti, queste qua. Io le utilizzo un sacco per qualsiasi cosa. Fate così, clock, per sicurezza, così non si apre e non va da nessuna parte. E io la prossima tinta che mi farò, la farò con questa mantellina. È comoda? Qua bisogna mettere un fazzoletto perché... gratta il mio delicatissimo collo. Ti si sta già arrossando. Infatti io mi arrosso con nulla, quindi farò così. Non è bello, ma almeno non mi gratta il collo. Infatti anche quando mi metto la crema a collo, quando mi sfrego un po' sono subito rosso. Toglitela che ti stai... Vedi? Mi irrita. Allora, quindi direi, questa è carina, l'ho pagata 5 euro. Non è di nessuna marca particolare, plastica, puzza anche tantissimo di copertone di macchina, di gomma. C'è una puzza tremenda di gomma, però lo devo utilizzare comunque. Io la lascio 20 minuti la tinta, quei 20 minuti della posa della tinta sicuramente è meglio che stare con l'asciugamano o macchiare i vestiti. E quindi lo utilizzeremo, la utilizzerò, perché me la faccio solo io la tinta, qua ovviamente. Per ovvi motivi. Allora, poi mi sono comprata, io amo un sacco i pois, non so se lo sapevate amiche mie, tantissimo, cioè vado proprio in fissa, mi triggerano i pois. Quando io li vedo, se non li compro, mi si fissano qua. Ta, 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 ta. Amo tantissimo anche i make-up con i pois, tipo con dei puntini. E quindi prima o poi farò tipo dei dot make-up. Fatemi sapere se avete capito cosa intendo. E se siete curiosi di vederlo.
E se vi piacciono, o magari già solo l'idea vi fa schifo, ditemelo, così capisco un attimo se ha senso farli o se continuano a rimanere solo nella mia testa. Allora, ho comprato la taglia terza 44, boh, in realtà non è che ho una 44, però secondo me almeno mi sta comoda. Non lo so nemmeno. Sì, diciamo io. Che nel supermercato mi non, sembravano, non c'è la possibilità di provarlo. No. E quindi uno dice la compro più grande, così sicuro mi sta. Mi sembra sì che. Perché se no, sì, forse, sì. Vedi, se no non mi stava, non ci entravo nemmeno. Boh, forse c'è una 44, non lo sapevo. Perché no, così, ma dipende anche da. Chissà, speriamo che mi entri. Penso sì, sì. Di sì. Amiche, mi sto tenendo un pochino dai dolcetti e dalle porcherie da mangiare da 14 ore. Anche se stavo aspettando, quante ore? Sì, 14 ore. Una fame. Progressi. Che non ci vado più. Ah sì, però sto resistendo. Forse mi entra la canotta. E però si sente la pancia che brontola. Perché in realtà ho mangiato tutte cose salutari. La mela, il finocchio. Hai mangiato finocchio? Com'è andata? Poco. Buono? Mm. Mele due. Poi ho bevuto il tè la mattina, quei biscotti. Devi farti fare anche la tisana al finocchio. Così ah, poi... Oddio. Una lasagna con dentro le verdure vegetariana, ho mangiato a pranzo una lasagna che dentro c'era la besciamella e le verdure vegetariana, così non ti è soddisfatto tanto, non ti vedo tanto soddisfatto. E carote pure. Saltate col burro. Beh, a me piacciono, per esempio, te invece non cioè no, non ti piacciono. No, a me piacciono le fave, sono andata nel negozio, ecco, a vedere se ne trovavo. Per sgranare, ne trovate? No, che tristezza. Tristezza, ecco, sì, appunto. Sarò triste. L'ho presa ovviamente anche azzurrina, che oggi ci sta un sacco bene così con la zucca. Bella, cosa azzurra mi piace di più di quell'altra. Ah, sì, a me piace tanto anche il grigio, tantissimo. Sì, anche a me di solito, ma mi piacciono di più i pois bianchi che i pois neri. Ok, in quel sì, senso. Certo, grazie anche a me. Costava poco perché l'ho comprato al supermercato, tipo 9 euro l'una, 8-9 euro, te ti ricordi? No, non comunque mi ricordo. 8-9 euro. E non ho preso. Perché? Ti sarei sbagliata, strano. Non l'ho comprata. Ma come? Ho preso. Ah, forse per provarla. Ne ho preso sì, una. È vero, avevamo detto che la provavi perché poi non sapevi se magari. Mi era piccola. Sì. Allora ho preso anche una mutandina perché in realtà sarebbe intima questa canotta. Secondo voi io la uso come canotta intima? Assolutamente no. Io la uso d'estate per uscire perché mi piace, non è per niente trasparente e non mi defrigerà nuda. Guarda, mica è trasparente. No, infatti. No, e quindi ho intenzione di usarla per uscire, ma veramente, con i jeans, sia questa che questa, non me ne frega nulla. Anche se l'ho... Cosa me ne frega che l'ho pagato 8 euro? L'importante è che mi piaccia. Cosa me ne frega se è intima, se non è trasparente? Cosa cambia? Cioè, basta che piaccia. Le mutande le uso per uscire, ma sotto, ovviamente. Fin qua. Fin qua, no? Non è un costume da bagno, quindi è una mutanda, semplicemente. E l'ho comprata non per abbinarla alla canotta, ma perché non mi compro una cosa che non mi piace comprarmi, le mutande. Allora, erano comode che erano là appena sotto a questo. Ho detto, vabbè, dai, prendo una mutanda così me la provo. Perché veramente, amiche, sto secoli senza comprarmi intimo, diciamo, secoli. Odio comprare l'intimo. È una roba che non sopporto. E assolutamente, ovviamente, soprattutto il pezzo sopra, odio provarmelo in negozio. Quindi compro sempre senza provare la parte sopra, e la parte sotto non mi sogno neanche di provarla, ovviamente, per ovvi motivi, no? La compro, se mi sta, se non mi sta, ciao. E beh. Cioè, così. Invece la parte sopra te la fanno provare in negozio e a me non piace provarmi. Non mi piace provare in generale le cose in negozio, però se è una giacchetta, no? La provo anche già più volentieri. Il pantalone, per provarlo in negozio, no, non mi piace. Infatti se so già che taglia mi sta di quella marca lì, magari provo a dirgli, ma dai, dammi quella taglia, e però poi mi dice, ma guarda che dipende come veste, e la goccia scende così. Che non ho voglia. Quindi oggi mini perché avevo un sacco voglia di farvi vedere queste canotte perché le volevo utilizzare, le vorrei utilizzare un sacco
E non le avevo ancora utilizzate, le ho comprate quanto, un mese fa, anche di più? Eh sì, mi sa di sì. Eh sì, e le ho tenute là perché volevo prima farvele vedere e poi le utilizzerò. Adesso poi viene un po', si spera, il caldo, la bella speriamo. Stagione. Per ora no. Qua piove. Abbiamo, diluvia. Mi è venuto in mente, mi è venuto in mente oggi per la temperatura che c'era, per le vibes del tempo, è inverno sardo sulle Dolomiti. Perché c'è in inverno? In Sardegna è così? Sì, io ho questo ricordo, adesso tanti anni che non ci vado, perché sono 14 anni amiche che non vado, perché tra una cosa e l'altra... però non fa freddo. Soffro tanto, cioè, il caldo, no? Piove, no, ma non fa freddo. Sì, non tantissimo, forse qualche grado in meno a quello che avevamo qua oggi, però mi ha ricordato l'uggiosità, perché a volte capita, sapete che piove poco in Sardegna, però qualche volta io ho il ricordo di qualche pioggia, ovviamente, per fortuna, oserei dire, sì, no? Beh. E si vede, il ricordo mi è rimasto da piccola, che dicevo, guarda, piove, inverno, ma non c'è manco freddo, perché avevo magari una giacchettina non tanto pesante. E mi è rimasto questo ricordo, forse di quando avrò avuto più o meno 10 anni, poi sono stata ancora lì, ho abitato fino a quando ho finito la scuola superiore, quindi avevo 18 anni e mezzo tutti, 19 quasi. Quasi 19, perché se la scuola finisce a giugno. E quindi io sono andata via poi, sì, come ho finito la scuola sono andata via al nord in cerca di fortuna e di lavoro e sono rimasta al nord a lavorare. Però comunque mi ricordo, c'ho questi, sì, soprattutto da bambina, da grande poi fregava niente a me, che ero crop, ovviamente mia madre mi diceva no, copri la pancia, no, e io a me che letteralmente croppata già al tempo, perché mica l'hanno inventato adesso, io mi ricordo le magliettine corte con l'ombelico di fuori, e quindi... Sì, magari se stendevano a dirti, soprattutto quando avevo 18 anni, io 17, lo dicevano, coprite, e invece hanno dato le magliette. Magari te le comprava apposta più lunghe. Io monellissima. E tu le accorciavi. Io le annodavo, oppure mi riuscivo magari insistendo a farmi comprare qualche magliettina crop di quelle corte, così... Riuscivo, sì, ed ero monella, mi ricordo, mi dicevano non metterti il rossetto, io mi mettevo il rossetto, ciao mamma. Cioè uno più ti diceva di non metterlo, più tu lo mettevi. Certo, ciao mamma, se mi stai guardando, saluto particolare, non mettere la gonna corta, ti hai capito amiche? Sì, bravissima. Vabbè, quello però è un po' più grande, non ha 16 anni. Sì, okay, sì, insomma... non siamo tutti uguali, veramente, una, diciamo che sì, ne combinavo, ero monella, ma forse l'allegria, tutta gioia, tutta bellezza, l'estate fa caldo, certo. E io poi lo soffrivo il caldo, figurati. Quindi, crop, e io come avevi sempre, pure quella scusa che non sudi, sì, non sudo, però avevo caldo, mi dicevano, ma manco sudi, cosa ti scopri, io però stavo veramente tanto caldo. Niente, oggi un piccolo unbox e tante chiacchiere. Voi volete aggiungere qualcosa? No. La parola segreta di oggi è... Toda gioia. Toda gioia, sì! Tu cosa stavi pensando? Toda gioia, beh sì, una roba simile per dire le monellerie, no? L'estate, summer, tutte le robe, no? Che si combinano, che poi io... D'inverno non ero brava, diciamo, al 100%, però mediamente lo ero molto di più. D'estate si intensificavano le monellerie, ne combinavo molte di più, forse data anche dall'allegria, no? Così. E niente, toda gioia è la parola segreta di oggi. Fateci sapere nei commenti, amiche mie, se voi eravate un po' monelline quando eravate ragazzine di... 15, 16, 17 anni, oppure se invece eravate proprio magari brave, come magari proprio, cioè quelle modello che non disubbidivano mai, non annodavano le canotte, non si mettevano il rossetto di nascosto, magari semplicemente perché non ne avevate bisogno, che voi ve le facevano mettere, no? Le magliette corte, mettere il rossetto, non vi, diciamo, proibivano queste cose, e allora voi non avevate bisogno di farlo di nascosto, e quindi eravate già giuste così.
Io sono super curiosa di conoscervi sempre un po' meglio e quindi se me lo dite nei commenti io sono contenta e noi ovviamente vi leggiamo sempre sempre sempre. Se vi va lasciateci un pollicino in su così noi capiremo che questo contenuto vi è piaciuto e l'emoji potrebbe essere azzurra perché avevamo le canotte azzurre, un cuoricino azzurro, mi fate proprio contenta così. Capiamo anche che siete arrivati fino a qua a guardare il video. Voi volete aggiungere qualcosina? No? Siamo a posto? Allora io direi che vi ricordiamo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video perché, come dico sempre io, l'iscrizione è gratuita. E ci rammancai a tra cosa buru. Vi mando un bacio grande 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 e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao amiche, buona serata!